10 cose da sapere prima di comprare un pappagallo. 1. Se vuoi un pappagallo come animale da compagnia, devi prima di tutto avere il tempo per fargli compagnia, in quanto è un animale estremamente sociale e socievole. Dunque, se lavori tutto il giorno, te lo sconsiglio vivamente. 2. Se proprio desideri a tutti i costi un pappagallo, ma lavori tutto il giorno, ti consiglio di comprare una coppia di pappagalli, in modo che si possano fare compagnia a vicenda. 3. Il pappagallo è un animale diurno, dunque dovrai avere del tempo da dedicargli durante le ore del giorno. Se lavori tutto il giorno e torni a casa la sera tardi, ti consiglio un gufo o un barbagianni. 4. Se hai esperienza con cani e gatti e pensi di trattare il pappagallo alla stessa maniera, stai già iniziando con il piede sbagliato. 5. Il pappagallo ha bisogno di spazio, sole, luce, docce frequenti e piante a disposizione. Se non hai un giardino o un locale adeguato nella tua casa, meglio che prendi un pesce rosso. 6. Il pappagallo è un animale rumoroso, dunque, se hai vicini dalle orecchie delicate o se ti piace il silenzio e la pace, il pappagallo non fa per te. 7. Il pappagallo è un animale estremamente longevo e si affeziona morbosamente al padrone. Dunque, valuta se potrai garantirgli un lungo futuro stabile. 8. I pappagalli hanno bisogno di un padrone responsabile e maturo, dunque difficilmente adatto ad alcuni bambini, a meno che non siano affiancati da un adulto. 9. Devi sapere che quando prendi il pappagallo, da piccolo sarà molto dolce, ma crescendo potrebbe avere atteggiamenti aggressivi. Dunque, consiglio quanto prima un corso sul comportamento per essere in grado di affrontare le problematiche che possono insorgere. 10. Scegli una specie alla tua portata, proporzionata alle dimensioni della tua casa e dello spazio che puoi dargli a disposizione. Usa il buon senso. Se vivi in appartamento, scegli un pappagallo di piccola taglia e non un'ara o un grande cacatua. In conclusione, non voglio scoraggiarti nel prendere un pappagallo, ma solo responsabilizzarti e renderti consapevole della scelta che stai facendo per rendere felice la vita di un animale selvatico, molto sensibile e per una lunga, piacevole convivenza insieme.